Martedì 3 luglio, presso la libreria Feltrinelli di Bari, si è tenuta la presentazione del libro d'inchiesta Il Casalese, ascesa e tramonto di un leader politico di Terra di Lavoro, edito dalla casa editrice 100 autori. All'incontro hanno preso parte i giornalisti Francesco Monteleone e Ivan Cimarrusti, uno dei nuovi autori, Massimiliano Amato, e il direttore della collana Fatti e Misfatti, Nico Pirozzi. L'incontro rappresenta l'ennesimo importante appuntamento presso la catena di librerie di uno dei gruppi editoriali italiani più importanti, a conferma di quanto il libro stia sempre più valicando i confini locali per assumere un respiro nazionale. Tanti gli spunti emersi durante la presentazione e molte le domande poste ai due rappresentanti della casa editrice. Ecco di seguito alcuni dei momenti più interessanti. La politica, gli affari e la criminalità organizzata, la camorra. Amato appunto ricostruisce tutto, quindi racconta come una piccola azienda che vende carburanti agricoli si trova ad essere uno dei maggiori fornitori anche dello Stato. Allora io mi chiedo, questa storia che voi avete raccontato, questi intrecci, affari, politica, criminalità organizzata, possiamo limitarla a una storia soltanto campana? È una storia soltanto del sud oppure è lo specchio del nostro paese? È una situazione più generalizzata? Ti ringrazio della domanda perché mi consente di... Io la prendo un po' alla lontana. La camorra campana, per come è andata, perché molto antica come fenomeno delinquenziale, sicuramente più antico perfino della cosa nostra siciliana, sicuramente più antica, siamo in terra di Puglia, della Sacra Corona Unita. La camorra campana, dicevo, ancorché un fenomeno molto antico, ha subito è andato incontro a diversi cicli evolutivi nel corso della sua lunga storia e nel secondo dopoguerra, trasformandosi da camorra rurale, quindi localizzata prevalentemente nei territori extraurbani, a fenomeno metropolitano, urbano, cittadino, ha conservato tutto sommato le caratteristiche di organizzazione gangsteristica, un po' come quelle che imperversavano nella Chicago degli anni 20. Questo elemento, il gangsterismo della camorra campana, è stato diciamo con molta lucidità analizzato in vari saggi che sono stati pubblicati negli ultimi 30 anni in Campania da parte di docenti universitari, osservatori del fenomeno e analisti della società. Queste caratteristiche la camorra campana non le perde nemmeno quando comincia apertamente a flirtare con il potere politico, e comincia apertamente a flirtare con il potere politico quando, subito dopo il tragico terremoto del 23 novembre del 1980, che colpì, come sapete, la Campania, causando circa 3.000 morti e distruggendo intere comunità, la camorra comincia a capire che per effettuare il salto di qualità deve inserirsi nei grandi flussi finanziari pubblici e cercare di dirottarli verso le proprie casse, per cui si organizza anche in maniera imprenditoriale. Tuttavia per un lungo periodo la camorra riesce a tenere un rapporto, quasi paritario con la politica, ma non riesce mai a confondersi completamente con essa. La particolarità di questa vicenda, che noi abbiamo nel libro, invece, è questa, è che per la prima volta un clan della camorra campana, un clan che prende il nome dal paese in cui sono nati i suoi capi, Casal di Principe, in provincia di Caserta. Tenete bene a mente questo nome perché
possiamo tranquillamente stabilire un parallelo tra Casal di Principe e Corleone, così come Corleone, paese di campagna in provincia di Palermo, ha dato il nome corleonesi ad una delle più temibili cosche della Cosa Nostra siciliana, allo stesso modo Casal di Principe dà il nome a quel clan che permette alla camorra campana di fare il definitivo salto di qualità. Quando dico definitivo salto di qualità, che cosa voglio dire? Significa che per la prima volta, e questo il rispondo alla domanda di Ivan, per la prima volta nella storia dell'organizzazione criminale campana, ma non nella storia delle organizzazioni criminali meridionali, perché un precedente c'era stato in Sicilia ed era il precedente appunto dei Corleonesi e della vicenda di Vito Ciancimino, sindaco di Palermo, che allo stesso tempo imprenditore, mafioso e politico. Per la prima volta nella storia delle organizzazioni criminali campane, la camorra riesce ad essere una cosa sola con la politica e con l'imprenditoria. Ha detto che bisognava presentare questo libro con una certa fatica, insomma, in mezzo a tutti gli impegni. Ho capito che bisognava leggerlo in pochi giorni e quindi la cosa mi impegnava in qualche modo, anche mi infastidiva. Poi però per due notti ho letto il libro e per due notti non ho dormito, nel senso che questo libro qui, come vi dicevo all'inizio, è un libro che mi fa perdere il sonno, è così pieno di storie, di fatti, di descrizioni del malaffare nel napoletano, malaffare che ruota attorno ad un personaggio particolare, Nicola Cosentino, che, come dire, vi stimola una ribellione interiore che difficilmente, insomma, avviene. Allora, detto questo, io e Ivan faremo le domande ai nostri ospiti. Prendete il microfono in mano, Nico, prendi tu la prima domanda, la faccio a te. Allora, il libro più che legge è progettato prima di legge. Io più che l'editore sono l'editor, perché l'editore è Pietro Valente. Io sono colui che ha curato il progetto e poi alla fine ha assemblato per dare organicità al volume. E, come nasce questo volume? Questo volume, dico subito, nasce per festeggiare un anniversario, i 50 anni di un precedente studio, che era uno studio di un sociologo inglese, Percy Allum, che tra gli anni 1950 e 1960 a Napoli realizzò uno studio che era sulla Napoli del laurismo, di Achille Lauro. Da questo suo studio ne è stato un volume che è stato pubblicato, credo che sia ancora in commercio, per l'Einaudi, che era Potere e Società a Napoli nel dopoguerra. Achille Lauro, per chi non lo conosce, era quel signore che si diceva: prima del voto vi do una scarpa, dopo che sono eletto vi aggiusto, vi darò la sicurezza. Sostanzialmente abbiamo voluto 50 anni dopo verificare un'altra storia, anche perché crediamo che a Napoli in Campania ci sia qualcosa nella politica e nel mondo delle amministrazioni che non va, anche soprattutto all'interno di questo partito dove è presente Nicola Cosentino, il PDL, dove ricordo solo dei numeri, 6 parlamentari hanno sul groppone altrettante richieste di arresto, per essere precisamente 5 in carcere e 1 agli arresti domiciliari. Quindi alla luce di queste considerazioni da qui siamo voluti partire, da quello che era il personaggio chiave di questa storia, Nicola Cosentino, sottosegretario all'economia con delega al CIPE, e sottolineo sempre il CIPE, perché il CIPE è il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, quindi che decide, insomma, dove vanno i soldi. Ebbene, questo signore
è stato chiamato in causa da una serie di dipendenti del clan dei Casalesi, che il clan dei Casalesi non è un gruppo criminale di piccolo spessore nella geografia criminale della Campania. Questo signore dai magistrati è stato in due richieste, in due successive distinte richieste di arresto, è stato considerato colpito con il clan dei Casalesi, un irreferente politico del clan dei Casalesi.